sono Alessandra Manzari, rappresento questa sera Generali Manzari Assicurazioni. Sono molto contenta di essere qui perché è una cosa non nuova per me, ma è una conferma di quanto sia importante oggi avere occasioni di incontro con altre aziende. Noi siamo un'azienda che ha una lunghissima tradizione, siamo sul territorio pistoiese da moltissimi anni, però siamo anche proiettati verso il futuro, e questo secondo me è il futuro, perché permette a aziende del territorio pistoiese, non solo, di incontrarsi, raccontarsi e mette insieme le capacità e le esperienze di ognuno di noi e le mette a servizio degli altri, e credo che questa sia una cosa molto importante, soprattutto in tempi come questi. Sono Francesco Lassi, faccio parte del Point Studio, siamo un'agenzia pubblicitaria di Prato. Niente, gestiamo la pubblicità a 360 gradi, qualsiasi cosa che riguarda la pubblicità, a partire dai biglietti da visita, volantinaggio, fino ad arrivare a cartellonisti, a sviluppo siti internet, social network e quant'altro, noi ce ne occupiamo. L'evento è il primo anno a cui partecipo, noi siamo nuovi del consorzio Pistoia Basket, mi sembra molto piacevole, scorre bene, molto diretto, mi piace, approvo. Io sono Emanuele Marino, sono un agente della Caparol Center qui di Pistoia, è un'azienda che si occupa nel mondo dell'edilizia, vernici, decorazioni, tutto quello che è il mondo che ci circonda, quindi ci permette anche di entrare in contatto maggiormente con questa realtà che è il consorzio, che grazie alle persone di Matteo Mantica e Alberto Peluffo è stato creato un qualcosa di eccezionale che permette di fare rete, nel quale noi crediamo. E in questa cosa crede ancora più di me il nostro amministratore delegato Fabrizio Greco, e quindi cerchiamo quotidianamente di essere presenti ad incontri tipo questo per continuare a promuovere e a cercare di creare contatto, e poi vediamo cosa succede. Chiamo Massimo Santillo e sono il responsabile commerciale di smshosting.it. La mia azienda si occupa di comunicazione professionale riservata ad aziende ed enti pubblici, realizzata attraverso SMS, landing page e dall'ottobre 2016, quindi prodotto innovativo, anche attraverso notifiche push su Facebook Messenger e su Telegram. Voglio ringraziare anche questa sera il consorzio per l'organizzazione di questo evento, che appunto mi ha consentito di conoscere nuove realtà e di incontrare realtà già conosciute nei due incontri precedenti. Sono Alessandro Sabella, titolare dell'agenzia immobiliare Pistoia Immobiliare, con sede in via dei Confermi 1A Pistoia. Faccio parte del consorzio Pistoia Basket, e questo è uno degli eventi che ci caratterizzano, perché scambio di informazioni, scambio di idee fra aziende, collaborazioni, partnership. Ed è un evento molto importante perché ci consente di, oltre a conoscerci, di instaurare rapporti di lavoro. È una cosa positiva, spero continui nel tempo, e penso che il numero consorziati, come sta avvenendo finora, possa solamente crescere, visto che la dirigenza del consorzio sta operando molto bene. Sono dell'Arte dello Sport, mi chiamo Angelo Periello, sono il titolare dell'azienda, e noi ci occupiamo di marketing e comunicazione, dagli spazi pubblicitari, noleggio macchinari LED e altri servizi come biglietti corporate con ospitalità. Sono qui molto volentieri a seguire praticamente con partnership, diciamo, con i vari clienti, per potenzialmente conoscersi, un evento che apprezzo tantissimo. Sono Giulio Pascini e rappresento Studio 09, un'agenzia di comunicazione di Pistoia, e ci occupiamo prettamente di curare l'azienda, dalla piccola bottega fino all'SPA. Il nostro lavoro consiste in quello di incontrare l'azienda e studiare insieme un progetto di comunicazione e marketing. Lavoriamo per realizzare dai loghi, procedendo tutta la parte web, siti internet e comunicazione applicata come social, video e fotografie, proseguendo poi per quelli che sono anche altri canali di comunicazione. In realtà questa serata devo dire che è molto bella e costruttiva, perché ci dà l'opportunità di conoscersi tra di noi e stringere, a prescindere dai rapporti collaborativi, anche delle amicizie.